Nei nostri 7 giorni in Sicilia in moto c'era una giornata in particolare che non volevo perdermi e che volevo portare sul canale, cioè quella passata tra le bellissime zone dell'Etna, Rifugio Sapienza, Rifugio Bruneck e poi anche la Mare Neve e poi infine la salita a Novara di Sicilia fatta con Marso 94, ci tenevo particolarmente a questa giornata. E voi indovinate quale giornata è stata rovinata dalla GoPro? Tom, guardate, guardate, io arrivo a casa, scarico i dati e questo è quello che sento. Bene, quindi come avete capito la GoPro non ha registrato l'audio, però per fortuna abbiamo almeno il video, quindi con un po' di miracoli di editing godetevi la nostra giornata tra Etna e Novara di Sicilia. Per prima cosa, beh, ci siamo svegliati, manco a dirlo, abbiamo tirato fuori le moto dalla polvere, abbiamo anche un po' ingrassato le catene perché dopo tanti chilometri ci poteva stare e ci siamo subito diretti a fare colazione. Fatta la nostra colazione, e tra l'altro mi sto appena ricordando che abbiamo ancora un debito di 2 euro con la tizia del bar perché non aveva il resto e ha detto poi domani me li portate e non li abbiamo mai portati, scusaci, non ce ne siamo voluti dimenticare, ce ne siamo proprio dimenticati. Antonio, mi dovrei fare un prestito di contanti perché ho solo 20 euro, 40 euro, tu che sei ricco di contanti. Dall'ospedale vuoi averlo saluto? Sì. Accumulato questo debito da Nicolosi, dove ci trovavamo, ci siamo subito diretti al Rifugio Sapienza, cioè il punto più alto raggiungibile con mezzi propri sull'Etna, e lì il panorama è assolutamente fantastico. Quante bocche ha? Tante. Una, due, tre? No, sono diversi i crateri. Facciamo questa avventura safari, dai. Uffa. In più ci siamo anche avventurati sul craterino, l'abbiamo chiamato così, che si trova in quella zona, è un cratere che si può raggiungere facilmente, facilissimamente a piedi, noi l'abbiamo fatto con gli scarponi, gli stivali, insomma senza problemi, abbiamo fatto tutto il giro ed è stato veramente molto bello, ci siamo sparati una serie di foto e video. Quindi dicevi che puoi scendere rotolando? No. Io rotolo ma per altri motivi. Bisogna testare la tua motivi? Che sono rosso. Oh, comunque c'è da dire una cosa, non è stato Antonio di insuperabile. Dopo esserci drogati per un'oretta abbondante di aria raffinata, di ossigeno qui sui crateri silvestri dell'Etna, 1986 metri sul livello del mare, fate una bella passeggiata, avrete visto qualcosa? Allora hanno trovato una coccinella che era sul collo di Giuseppe. Adesso scendiamo e ci facciamo una zona però un po' ricca di questa polvere vulcanica che è molto scivolosa, quindi dovremo stare attenti. Oh la la la, si scende. Scendiamo giù dalla strada opposta a quella che abbiamo fatto e a quel punto arriviamo a Zafferana Etnea e decidiamo di farci un'altra strada, l'altro versante dell'Etna, la cosiddetta Mare Neve. Invochiamo la Mare Neve che a marzo era piena di polvere, ma teoricamente io c'ero stato già a giugno in auto in Sicilia e l'avevo fatta tranquillamente, non c'erano grossi tratti sporchi, poi l'eruzione dell'Etna in quel periodo si era un po' fermata, quindi ho detto vabbè andiamo, tanto problemi non ce ne saranno. Se all'inizio comunque c'è un po' di polvere ma riusciamo a passare, poi c'è un momento di nervosismo quando troviamo un intero strato di strada ricoperto di polvere. Se non lo sapete, dovete sapere che la polvere etnea, ma credo la polvere di qualsiasi vulcano, per le moto è abbastanza pericolosa, perché immaginate un brecciolino ancora più subdolo, perché la polvere è veramente sottilissima, e ugualmente scivoloso. Io faccio una cosa. Quindi c'è stato un attimo di indecisione, che facciamo dopo questo punto totalmente ricoperto di polvere? Andiamo avanti o ci diamo indietro? Il problema sarebbe stato anche girarsi, abbiamo chiesto quindi a un passante, ci ha detto guarda sono 200 metri così poi finisce, ed effettivamente è andata così. Dai, forza ragazzi, forza! Hai visto? Siamo... Sì, io non ho detto che non si può fare, ho detto che è troppo rischioso. Ma tu sei bravo, ce la puoi fare! È stata una passeggiata, ci siamo fermati nel punto più difficile. Abbiamo quindi raggiunto Piano Provenzana, un'altra bellissima zona, l'altra zona più alta dell'Etna, però dall'altro lato, versante ovest, est, nord, vabbè,
voi lo sapete. E ci siamo fermati lì per una passeggiata alla ricerca dell'hotel sommerso dalla colata lavica che c'è stata lì, e poi per mangiare un non buonissimo panino strapagato. Fatto questo, ci siamo rimessi in moto e finalmente abbiamo deciso di raggiungere Marzo 94, che nel frattempo ci aspettava già da 2 ore e avrebbe aspettato un'altra ora. È simile. Lo abbiamo incontrato proprio già sulla strada che ci avrebbe portato poi a Novara di Sicilia. Proprio in uno di quei punti che avevamo già percorso con Yamaha, ci ha aspettato dove c'era il fuoco. Beh, è Marzo, cioè, sapete, incontrami dove c'è il fuoco. Buongiorno compa, se non ti faccio tribolare. Guarda, quanto sei dimagrito? Lascia stare. Comunque, stai registrando? Sì, credo. Dimmelo tu. 3 ore di attesa, 3 ore. Vengo in Puglia e mi fa aspettare 2 ore. Vieni in Sicilia e mi fa aspettare 2 ore. Lui è quello del tempo perso. Sì. Mi è scappato un po' che devo andare in bagno. Sono andato. Ti sei cagato addosso? No, sono andato a cadere là nella villa. E beh? Era pieno di rovi bruciati, carbonizzati. Ma pure per terra ce ne sono un po'. Non sono carbonizzato lui. E quindi poi dopo un veloce saluto ci siamo avventurati per questa strada più o meno da Castiglione di Sicilia verso Novara di Sicilia. Sì, in realtà l'abbiamo fatta tutta ed è una strada veramente bella. Mi dispiace non potervi portare il mio commento real time di questa strada, ma stavo godendo come un maiale, ve lo dico proprio senza censure. È una strada molto tecnica, ci sono dei punti veramente balordi, un tornante ad esempio in cui siamo andati un po' tutti lunghi, che inizia un po' già stretto e poi a un certo punto stringe ancora di più. Con la Nikon sono quasi finito dall'altro lato perché veramente non te lo aspetti. Poi il ritmo si era alzato anche tanto e Marzo dirà che passeggiava in tutto ciò. Vabbè, ci siamo gustati qualche penna di Marzo. Ci siamo gustati anche qualche curva bella. Ci siamo gustati delle altre penne di Marzo. E poco dopo siamo arrivati allo storico bar di Novara di Sicilia che avete visto in tutti i video di Marzo, dove il proprietario gentilissimo ci ha offerto non solo un caraffone d'acqua infinito che ci serviva davvero tanto. Neanche la birra la beve così volentieri, guarda, guarda. Ma personalmente mi ha anche offerto 3 granite diverse, gelsi, arancia e mandorla, che erano una più buona dell'altra. Veramente, veramente top, una delle granite più buone che ho mangiato in Sicilia, specialmente quella ai gelsi. Terminata la sosta bar, ci siamo rimessi in moto ovviamente, abbiamo fatto un altro piccolo pezzo con Marzo che ci ha portati fino a Capo Milazzo, una zona bellissima per il mare, anche per la vista, si vedeva l'Etna che nel frattempo stava riprendendo la sua attività e questo ci spaventava un po' perché noi dovevamo tornare a Nicolosi, cioè proprio alle pendici dell'Etna. Siamo venuti fino a Capo Milazzo non per vedere Capo Milazzo, ma per un solo motivo: recuperare le chiavi della moto di Marzo. Ieri sera ho bevuto un po' troppo e ho perso le chiavi. Ci siamo quindi salutati con il buon Marzo, ci siamo dati appuntamento nuovamente in Puglia o nuovamente in Sicilia. Vedremo, sicuramente qualcosina di nuovo insieme faremo. È stata comunque molto bella questa esperienza in Sicilia con lui per la seconda volta. Ragazzo, però ci ha fatto piacere. Ho i capelli troppo scombinati, non me li inquadrare. Sei scombinato di tuo. Mamma mia, io nei tuoi video sembro sempre scemo. Sembri sempre scemo, ma vabbè, funziona più o meno così con tutti. Sì, anche io arrivo sempre lungo nei suoi video. Rifacciamo. Marzo, faccio una chiusura poetica di questa giornata. Con questo tramonto molto affascinante, anche se... Non c'è, vabbè. Anche se non c'è... Aspetta, scusa, mi tolgo. No, incredibile. Niente, nei video di Andrea vengo sempre con i capelli scombinati e in situazioni un po' imbarazzanti. Mm-hmm. Per questo video... è tutto, spero che il giro di oggi ti sia piaciuto, se ascoltavi me ti sarebbe piaciuto di più. Vabbè, è andata bene uguale, abbiamo fatto tanti chilometri, ci siamo stancati, però ci hai portato in un bel posto per chiudere. Sì. Io non sono riuscito a fare il video probabilmente perché ieri ero in hangover, ho perso le chiavi, il portafoglio. Quindi... le abbiamo recuperate perché ci hai portato a prenderle, ci hai fatto fare sto giro per quel motivo, l'abbiamo già detto. Sì. Spero di rivederti presto. Spero di vederti in Puglia presto, hai detto che forse sì, ci pensi. L'idea è di venire a vivere un po' in Puglia. Quella di qualche mese fa, la stessa idea? Sì, le idee non cambiano, le mie idee. E la pandemia e tutto il corso degli eventi che... Vabbè, settembre, dai, settembre, facciamo sta promessa. Ottobre. Tanto sei quello che le rompe tutte, poi Capo Nord, Puglia, settembre. Vabbè, però sono andato in Portogallo. Andate a seguire l'avventura che è ancora in corso, ancora in corso. Sta ancora arrivando. Probabilmente ci rivado.
Va bene, non diciamo i motivi però. Questo è tutto contenuto, capito? Tutto, perché il video, tanto content, video tanto fare, content. Devi fare tagli, guardate, e poi metti queste parti lunghe, riempi, capito? Riempie. Marso dice di riempire. Perché ormai riempite! Riempite! Basta! Detto questo, ci siamo rimessi in marcia, siamo tornati a casa e questo video purtroppo finisce qui. Mi dispiace veramente tanto, ci tenevo particolarmente a portarvi un video diverso, però quantomeno avete potuto godere in qualche modo dei paesaggi che riserva la Sicilia sul mio canale. Li vedrete sicuramente altrove, ma ci tenevo a portarveli io perché io mi sono innamorato comunque della zona dell'Etna, della zona di Catania, anche ora della zona di Novara di Sicilia. Sono veramente posti bellissimi, ci sono piaciuti tantissimo e non so quando ci tornerò perché quest'anno sono andato 3 volte in Sicilia, quindi per un po' vorrei fare del detox e andare da un'altra parte. Però ragazzi, per questo video è tutto, gran finale settimana prossima con l'ultimo video e niente, ho finito, un saluto e a presto.